vamos muchachos, cantemos todos y demostremos nuestra alegría. Este es mi barrio, barrio querido, de lindas pibas llenas de amor. Este es mi barrio, el de la Boca, al que Quinquena puso color. Hola, aquí que se dulce en alta volta, con la campanaria en la facha escolta. Mi padre Gustachi, su taina pipeta, el pulse no intesta un capelín de lupichín. ¡Muere agua! ¡Tiene! ¡Vamos! Se formò más o menos hace un año. Una mini comparsa. Abbiamo formato questo complesso quasi un anno fa. Si tratta di un piccolo gruppo, fatto per animare riunioni come queste. Oggi sarebbe difficile mettere insieme complessi di 30-40 persone, come ce n'erano tanti qui alla Boca. Abbiamo creato questo complesso, dunque, e cantiamo vecchie canzoni degli emigranti genovesi. I miei nonni erano napoletani, ma parlavano genovese, come del resto quasi tutti gli italiani di qui. Mi ricordo di certi giapponesi che avevano qui un negozio e parlavano anche loro genovese, per farsi capire dagli altri, compresa la mia nipotina che canta in genovese, anche se non sappiamo sempre che cosa vogliono dire le parole. Vero, Mariella? Bueno, macanudo, seguimos con otra. Vamos con Unión Boquense. El carnaval nuevamente está en la Boca, la gente loca de contenta cantará. A nuestro paso las chicas de este barrio, papel picado y serpentina girará. Unión Boquense le brindará canciones, mucha alegría, multiconor. Junto con vos, con los payasos y los tanos, festejaremos el carnaval. Ni, 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 gaba y de pene, o figa y tú me famas. No tan meta pa' chaveta, en un taxi la mera. Gilla, gilla, la guerrilla, gilla, gilla, un po' de vin. E dopo che siamo che dice che andiamo a dormire. La Boca, il quartiere più italiano di Buenos Aires, nacque attorno al 1830 presso la foce del Riachuelo, uno dei tanti fiumi navigabili che sboccano nel Rio della Plata. Nacque come porto naturale di Buenos Aires, un porto piccolo ma sicuro, a 2 chilometri dal centro della vecchia città. I primi immigranti che si stabilirono alla Boca erano liguri, dediti alle costruzioni navali, alla navigazione fluviale e al commercio della frutta. La metà circa di questi pionieri venivano dal comune di Varazze, nella riviera di Ponente. I primi arrivati, quasi sempre giovani e scapoli,
mandarono a chiamare fratelli, cugini e donne da sposare. Nel 1855 alla Bocca vivevano 700 italiani. 15 anni più tardi, nel 1870, erano già più di 2000, senza contare i loro numerosissimi figli, argentini di nascita, ma di fatto ancora liguri nello spirito e nelle tradizioni. Fra il 1880 e il 1910, l'immigrazione italiana assume dimensioni del tutto nuove. Per l'Italia è l'epoca dell'emigrazione di massa, per l'Argentina è l'epoca dell'alluvione immigratoria. In 50 anni piovono in Argentina quasi 3 milioni di italiani. La metà, cioè circa 1,5 milioni, vi si stabiliscono definitivamente. Il paese, una volta spopolato, entra ora in una fase di rapida crescita economica. Tutto cambia radicalmente d'aspetto, compreso il villaggio ligure lungo il riacciuolo. A fine secolo gli italiani della Bocca, sempre senza contare i loro discendenti, sono oltre 20.000. Ormai non sono più soltanto liguri. Con la grande immigrazione sono arrivati anche migliaia di napoletani, di siciliani, di pugliesi. Il porto sul Riacciuolo dà loro lavoro. Centinaia di manovali dragano incessantemente il letto del fiume per permettere l'ingresso a navi di anno in anno più grandi e pesanti. Nei cantieri aperti dai primi immigranti liguri, operai provenienti da ogni regione d'Italia costruiscono e riparano imbarcazioni d'ogni tipo. Lungo i moli s'avvicendano incessantemente gli scaricatori, i facchini, i proprietari di carro. Nel 1910 si costruisce un grandioso ponte di ferro che unisce il quartiere della Bocca con la isola Maciel, dove sorgono numerose fabbriche e cantieri. Il ponte diventa un punto di riferimento obbligato, un simbolo del quartiere, così come lo sono le sue tipiche case di legno. Alla Bocca le case erano quasi tutte di legno, un materiale che costava poco e che resisteva meglio del mattone all'umidità. In queste caratteristiche case di legno e lamiera visse la maggior parte degli immigranti italiani che passarono per la Bocca. Gli affitti a Buenos Aires erano alti e le famiglie, per poter risparmiare, s'adattavano a vivere in un'unica stanza. Queste umili case, questi conventillos, come si dice a Buenos Aires, avevano sempre un cortile centrale sul quale s'affacciavano tutte le stanze e nel quale si trovavano i bagni comuni e la fontana per lavare. Il cortile era anche uno dei principali luoghi di vita sociale. Qui gli immigranti organizzavano balli, feste e pranzi. La vita sociale della Bocca era molto intensa. Esistevano una dozzina di società italiane di mutuo soccorso che periodicamente organizzavano feste nelle loro sedi sociali. Molte società avevano anche una banda musicale che percorreva le vie del quartiere in occasione di celebrazioni patriottiche o di ricorrenze private. Le feste culminavano con la settimana di carnevale e con il 20 di settembre, la festa degli italiani in Argentina. La Bocca fu sempre orgogliosa della sua cultura di quartiere, della sua storia e delle sue leggende. Una di queste tramanda il ricordo di uno sciopero d'operai italiani che culminò attorno al 1880 nella proclamazione di una repubblica indipendente della Bocca. La repubblica, si dice, adottò la bandiera di Genova come vessillo e informò dell'avvenuta secessione il re d'Italia, cercando invano di stabilire con lui regolari relazioni diplomatiche.
la Boca crebbe seguendo le sorti del suo porto. Con l'inizio del nuovo secolo, accanto alle case di legno, l'elite del quartiere si fece costruire eleganti palazzine a due piani, segno evidente del successo e dell'agiatezza economica raggiunta da diversi immigranti, soprattutto da quei liguri che erano arrivati per primi e che erano riusciti a monopolizzare i commerci e le industrie locali. La vita sociale del quartiere acquista una fama che varca i confini di Buenos Aires e dell'Argentina. La Boca diventa un importante centro di cultura artistica. Qui nascono o vengono a stabilirsi famosi compositori di tango come Juan de Dios Filiberto e pittori di gran talento come Quinqué Lamartine. Nei cortili dei conventillos si balla ancora, ma sempre più spesso le feste escono sulle strade. Tra il 1900 e il 1950 la Boca continua a crescere. Il suo sviluppo nasconde però i germi dell'odierna decadenza. Le cause del declino sono molteplici. La concorrenza del nuovo porto artificiale costruito a fine secolo sul Rio della Plata, le ricorrenti inondazioni che tolgono valore alla proprietà immobile, l'abbandono del quartiere da parte dei discendenti degli immigranti di successo. Nel secondo dopoguerra, la Boca non è ormai più quel centro d'attrazione che era a inizio secolo. Pochi sono i nuovi immigranti italiani che vi si stabiliscono definitivamente. Eppure, negli anni 50, la decadenza della navigazione fluviale non si avvertiva ancora. Il porto era vivo, l'attività ferveva e il lavoro non mancava per le centinaia di immigranti vecchi e nuovi. Sono venuto da Sicilia nell'anno 1950 e sono venuto all'Argentina, che ho fatto il servizio militare. Avevo 23 anni quando sono venuto al servizio militare e sono voluto venire all'Argentina. Il mio padre non voleva perché dice che in Italia si stava bene con la pesca, che doveva ritornare un'altra volta a tempo buono. Però io non ho voluto sapere niente. Il mio padre ha preso il martello che dice che mi voleva rompere la testa, dicendomi che mi doveva fare uscire il sangue pazzo che c'aveva in testa, che doveva rimanere lì per guidare tutti i gente, che c'erano 7 operai ancora, c'erano 2 barche, tutte le rete per andare a pescare. E così non sono voluto venire qui e basta. E sono rimasto qui con il botte a lavorare qui. Poi che ci stavano tutti i tagliere navali, e lavoravano moltissimo, c'era Dodero, c'era il frigorifico Angolo che aveva 6.000 operai, poi tutti i barchi alla discarica, e era un lavoro fortissimo, c'era come 60 bottere, c'erano 4 scalere, 2 qui e 2 dall'altro lato. E così poi si era fatta una fonte di lavoro moltissimo, e poi nel 40 hanno inaugurato questo ponte, per il quale è rimasto bastante lavoro, fino al 57, anche al 60, fino al 65, e così cioè, tutti gli anni che passano diminuisce il lavoro perché i tagliere navali non hanno più lavoro e non c'è più produzione. E così siamo rimasti con la gente locale, la scuola, che tutti i bambini che vanno alla scuola, insomma ci difendiamo come possiamo, però così economicamente per vivere. Credo di essere l'ultimo vacchiano genovese qui nella Boca. I vacchiani erano quelli che guidavano le carovane di carri che attraversavano la Pampa argentina ed erano pure quelli che guidavano le navi dentro di questa fitta rete di fiumi che forma la conca del Rio de la Plata. In spagnolo, vacchiano è colui che guida. E sono l'ultimo vacchiano della Boca, genovese. La navigazione nei fiumi, fin dal suo principio e per lungo tempo, fu una specialità dei naviganti genovesi. Però i genovesi si fermavano lungo il fiume in piccoli paesi
e si dedicavano al commercio. Fu così che passò questa professione leggendaria nelle mani di jugoslavi e di criollos, o meglio detto di nativi del nord dell'Argentina e del Paraguay. Però c'era, io conobbi ancora nel 51, quando cominciai a navigare i fiumi, un vecchio e conosciuto vacchiano di origine genovese, Eraldo Repetto. La mia famiglia proviene tutta da naviganti genovesi. Mio bisnonno, mio nonno, mio padre, i miei zii. Mio nonno Pardo venne qui per la prima volta in 1874. Mio padre venne qui con il Gavarone Fratelli a vela nel 1909. Ed io, Bruno Pellizzetti, nato a Genova, cresciuto in Genova, diplomato capitano di lungo corso in Genova, venni qui nel 1948. Venni con mia madre, con un fratello, per riunirci a mio padre che era rimasto qui bloccato durante la guerra. E fu mio padre che mi consigliò di navigare i fiumi. E con l'aiuto di un cugino genovese potei comprare un vecchio veliero. E con quel veliero, trasformato già a motore, io partivo di qui, da Vuelta de Rocha, dal Riachuelo. Ed oggi vedo questa desolazione e ricordo come era 30 anni fa. Qui arrivavano centinaia di navi e scialuppe. Erano tutte qui ammucchiate in un groviglio che per uscire ci obbligava a saltare da una nave all'altra, mollare i cavi, riallacciarli, riaffermarli, perché non ci scappassero queste navi e questa massa galleggiante non ci andasse alla deriva. I moli erano tutti occupati e il lavoro era molto intenso. Dal nord noi trasportavamo cotone, tronchi d'albero, tanino, e in senso contrario portavamo farina, macchine agricole, prodotti industriali. Il commercio era prospero e l'intercambio di merci dava lavoro a centinaia di navi e a migliaia di famiglie qui della Bocca. Nel 1955, con un amico di Chiavari, aprimo qui alla Bocca una piccola ditta di trasporti fluviali. E le cose ci andarono abbastanza bene e in pochi anni già avevamo 39 battelli per trasporti di merci nei fiumi. Poi sopravvenne una crisi nel trasporto fluviale e allora cambiai di attività. In questo momento sono l'amministratore generale di una ditta che si dedica al recupero delle navi affondate. E tiriamo fuori navi con palombari e con una gru enorme di 2000 tonnellate di forza. Pochi anni fa qui nel Riachuelo abbiamo fatto una pulizia. Abbiamo tirato fuori 34 battelli di tutte le epoche, 200 carcasse di automobili e persino qualche tramvai. Qui, in questo specchio d'acqua della Vuelta de Rocha, c'era affondata una vecchia gloria dei fiumi, il pacchebote Washington, una nave passeggeri a ruote. Noi la tagliamo in 3 pezzi che abbiamo collocato qui su questa strada. Purtroppo il Riachuelo ritorna ad essere un cimitero di navi affondate. Chi vuole disfarsi di una nave, una vecchia nave, la porta qui, la lascia qui, la nave si affonda. È una vera pena. Io sono un innamorato dei fiumi e come vacchiano sempre cerco di ritornare a Asunción del Paraguay, farmi invitare da qualche amico, collega e venire navigando per i fiumi fino a qui al Riachuelo. Generazioni di capitani genovesi contribuirono a tener vive durante un secolo le tradizioni liguri della Bocca. Nel porto, venditori ambulanti offrivano farinata appena sfornata, mentre il genovese si imponeva quale lingua franca che tutti, bene o male, dovevano saper masticare. Fino agli anni 50, il tradizionale culto genovese alla Madonna della Guardia riviveva ogni anno in una solenne processione. I grandi crocefissi portati dalla Liguria sfilavano per le vie addobbate della Bocca in quello che ormai era celebrato e conosciuto come il giorno dei genovesi in Argentina. La processione, che era riuscita a sopravvivere alla propaganda anticlericale del secolo passato,
non ha potuto però sopravvivere ai profondi cambiamenti avvenuti nella vita del quartiere durante gli ultimi 20 anni. Fra le tante associazioni italiane di mutuo soccorso, la Società Ligure è una delle più antiche e prestigiose. La società fu fondata nel febbraio 1885 da un gruppo di liguri riunitisi per dare sepoltura ad un giovane marinaio genovese morto senza denaro e senza famiglia mentre lavorava in porto. L'idea dei suoi 70 fondatori era quella di assicurarsi un sussidio in caso di malattia. Di fatto, però, la Ligure fu molto di più di questo. Fu uno dei centri di vita sociale più attivi della Bocca, ma soprattutto fu per molti immigranti un punto di riferimento sicuro, quasi una seconda casa. Su ampio salone, la società organizzava concerti, recite, feste da ballo e celebrazioni patriottiche in memoria dei suoi eroi, Colombo, Garibaldi e Mazzini. Conta oggi alcune centinaia di soci anziani, ma l'indifferenza dei loro figli e nipoti sembra condannarla ad una decadenza lenta ma inarrestabile. Per difendere il loro quartiere, le loro case di legno, dalla costante minaccia di incendio, i liguri della Bocca crearono anche un corpo di pompieri volontari italiani. Di tutte le società formate dagli immigranti nel secolo passato, questa è una delle poche ancora oggi molto attive ed apprezzate. Il corpo di bombero volontario della Bocca si fondò nel 1884 con la nobile iniziativa di un nobile genovese chiamato Tomás Liber. Il corpo volontario dei pompieri della Bocca è sorto nel 1884 per nobile iniziativa di un magnanimo genovese, Tommaso Liberti. Questo filantropo prese la grande iniziativa di creare questo sodalizio, nato dal fatto che alla Bocca tutte le case erano di legno, per salvare i beni e le famiglie del quartiere. Ovviamente governò il corpo durante 50 anni Oreste Liberti, che in questa epoca utilizzavano le bombe a forza di... Per 50 anni questo corpo di pompieri è stato diretto dal figlio di Tommaso, Oreste. All'inizio le pompe venivano azionate a braccia, poi nel 1912 fu acquistata questa pompa inglese che funzionava a vapore. Abbiamo poi via via modernizzato le attrezzature e oggi ne abbiamo di molto sofisticate. Oggi il corpo può contare anche su un distaccamento navale marittimo, il primo che mai abbia avuto la Bocca. Sono il bombero più antico del corpo che sto in attività todavía. Sono il pompiere con maggiore anzianità, tuttora in servizio attivo. E sono anch'io di discendenza genovese. La Bocca di un tempo
È molto cambiata adesso. Era differente la forma del tratto. Il tratto della gente era diverso. Era mucha oggi ci sono nuovi immigrati di molte nazionalità. E le cose non sono più come una volta. Señoras y señores, vamos a dar comienzo a la reunión del Instituto de Lenguas de Neise Studi Liguri. Voy a ceder la palabra al capitán Pellicetti, quien nos va a recitar la poesía sobre el reloj antiguo. Relojo antiguo, di Domenico Bancalari. Relojo antiguo, vegia compagnia da nonna, che con ansia da ubarcun, aspettando un nonno in ta giornà finia, a tai vaiegi addosso cumagun. Relojo antiguo, rutto in tu quadrante, ma che però te sempre funzionò. Quando me pueo pensava so galante, lua dell'appuntamento te segnò. Relojo antiguo, che con tutti che tio, fa come dighe pensa a camminà, e ogni corpo che batte ulena Dio, o segna un tempo che mai ci tornia. Relojo antico che quando è affigio te dava corda a pe de mea, te prego, non me dà di corpi au che, non me fa me savei cale a meua. La lingua obbligatoria in la bocca era il genovese. Lamentablemente nosotros no lo hablamos. La lingua obbligatoria della bocca era il genovese. Purtroppo noi non lo parliamo più. Mio padre però sì, lo parlava con i suoi fratelli, con i genitori, con i miei nonni cioè. Ma nella nostra generazione si va perdendo. Per cercare di mantenere viva la lingua genovese, abbiamo fondato 3 anni fa l'Istituto da Lengua Senese. Una volta al mese ci riuniamo nel ristorante Banchero, insieme a tanti discendenti di Liguri della Bocca e di altre zone di Buenos Aires. Discutiamo, cantiamo, ci divertiamo e naturalmente mangiamo anche la tradizionale fainà e fugassa. Altra istituzione molto importante nel quartiere è il seminario e archivio della bocca, fondato dal grande storico della bocca, Don Antonio Bussich. Da 18 anni questa istituzione studia tutto ciò che ha attinenza con la bocca e le sue tradizioni. Obiettivo principale della nostra istituzione è però la creazione del Museo Storico della Bocca del Riachuelo, dove si possano conservare le testimonianze di tutte queste tradizioni. A proposito del museo, mi ricordo di quando ero bambino, avrò avuto 8-9 anni, e giocavo al museo sotto le scale di casa, una casa di legno. Debajo de la escalera de la casa donde vivíamos, la casa de madera, jugaba al museo. Debajo de esta escalera exhibía pequeños elementos. Lì esponevo le piccole cose che avevo trovato nelle mie spedizioni per il quartiere. Un frammento di decorazione della vecchia goletta Armandito, trovata alla Vuelta de Rocha, medaglie prese dal cassettone di mia nonna, che le prendevo quando non c'era, e le vecchie fotografie di famiglia. Il giorno dell'inaugurazione, mi ricordo, chiedevo persino ai miei piccoli amici stupefatti un peso per le spese di manutenzione. Ora e desde hace muchos años soy coleccionista de todo lo que se relaciona con la historia de la boca.
Sono ormai molti anni che colleziono tutto quello che ha attinenza con la storia della bocca. Molte cose si riferiscono ai costumi degli immigrati, altre vengono dalle case che hanno costruito, fotografie, medaglie, riviste, testimonianze della nostra storia. Ma siccome non abbiamo ancora trovato una sede per il nostro sospirato museo, molti di questi oggetti li tengo qui, a casa mia. Per la creazione di questo museo non possiamo purtroppo contare sull'appoggio delle autorità. La gente di qui, gli argentini, non sembrano avere molto interesse per il proprio passato. E finora almeno, neppure gli italiani hanno mostrato molto interesse. Ma noi non ci scoraggiamo e continuiamo a insistere, fedeli al motto dei primi immigranti. Sempre avanti. La mia famiglia, Granara Molinari, è originaria di Genova Pegli e venne in Argentina nel 1885. Arrivarono quasi tutti quell'anno, tranne il fratello di mio nonno, Barba Onorato, che venne da solo, prima di tutti, quando aveva appena 8 anni e non poté mai scordare la tristezza della sua partenza. E quando stava per morire, ripeté gli stessi gridi di quando la nave s'allontanava da Genova e sua madre gli diceva addio agitando il fazzoletto. Mio nonno Basilio era il minore di 7 fratelli e fino agli 80 anni si sedeva con le mani sulle ginocchia, come aveva fatto sempre e come si vede in questa foto. Padre nació también en la boca. Anche mio padre nacque alla bocca e ci visse sempre, abitando all'inizio in una casa di legno, come allora usava. Las casas de madera, a pesar de sus grandes incomodidades, nonostante molte scomodità, perché scomode per molti aspetti lo erano davvero, le case di legno avevano certi vantaggi. Allora non c'erano tanti regolamenti ed era così possibile una certa vita comunitaria. Ogni casa condivideva molte cose con quelle accanto. Le proprietà non erano recintate. Le case della bocca consentivano, insomma, un modo di vivere che oggi sarebbe irripetibile. Molte cose si facevano in comune, dal pranzo nei giorni di festa, fino alla sorveglianza dei bambini nel cortile e tanti altri dettagli della vita quotidiana. Tiempo que se construyeron las casas de madera,
Accanto alle case di legno se ne costruivano anche in muratura. Ce ne sono ancora di quelle che risalgono al 1860. Appena un immigrato faceva fortuna, si costruiva una casa di mattoni. Immediatamente costruiva su gran casa di material. Bueno, las casas de madera hoy en la Boca están Oggi le case di legno sono in grande cadenza, ma anche quelle in muratura sono un po' abbandonate, perché la popolazione della Boca non è più quella originale. Lamentablemente l'exodo della Purtroppo i vecchi abitanti della Boca se ne sono andati quasi tutti e i nuovi spesso non sanno adeguarsi all'ambiente, non sanno insomma vivere nelle case di legno. Questo problema è già stato studiato e ci si chiede chi andrebbe oggi a vivere nelle case di legno una volta restaurate, supponendo che si restaurino. La gente solo le toma come viviendas de paso. Quando andavo per strada, adesso è tanto che non esco, saranno più di 7 anni, mi salutavano tutti, mi fermavano, come va Aida? Tutti, dappertutto. Aida Santovase. Mi chiamo Aida Santovase. Aida per via dell'opera. Avevo mio nonno per parte di padre che andava matto per l'opera. Fu lui a dire, non chiamatela santa, chiamatela Aida, perché è un'opera molto bella di Verdi. È una linda opera di Verdi. Entonces, papà le hizo caso al padre. Questa casa è stata costruita nel 1860. Ci hanno abitato i miei nonni, mia bisnonna, i zii. Questa casa è una delizia perché io nasci quasi, se puoi dire. È una delizia questa casa, perché ci sono quasi nata. Mi ci hanno portato perché mia mamma non mi poteva tirare su e io sono cresciuta con mia nonna. Sì, però io con mia abuela sì, sempre mi... Stavo sempre con mia nonna, che mi ha insegnato tante cose. Per me la mamma era come una sorella, perché non sono mai stata con lei. Per me la mamma era la nonna. O va cicimba tenaca, o va cicimba tenaca, o va cicimba tenaca, te muetta aspetti. A te la show limentasca, a te la show limentasca, a te la show limentasca e a porta aperta. Chi me la dito lo furna, chi me la dito lo furna, chi me l'ha detto lo furna de draghe gianche. Furna è il panadero. Ahí termina il canto, sì. De los dos lados, de los dos lados. Soy argentina, hija de argentino. Di dove sono? Perché nosotros somos la quarta. Sono argentina, figlia di argentini, perché siamo già la quarta generazione, ecco. Certo però che mi piacerebbe che la conosco, poterla vedere, conoscere, anche se la conosco già l'Italia io, senza esserci mai andata,
ho un libro che mi hanno portato di là, dall'Europa, dall'Italia, dove c'è il cimitero di Staglieno. Che sta in Genova. E se lo tengo tutto completo, me lo trajo mi hermano de allá. Yo nací arriba, allá donde vive mi mamá. Io sono nata di sopra, dove adesso abita mia mamma e dove sono nati anche i miei quattro fratelli. Mio papà vino d'Italia dopo la guerra del 14. Mio padre arrivò dall'Italia dopo la guerra del 14. Ha conosciuto la mamma e si è fermato. Siamo nati tutti lì. Che vino dopo la guerra vino del 42, stava a casa. Mio marito invece è venuto con la seconda guerra nel 42, come marinaio. È allora che ci siamo conosciuti. Io abitavo di sopra e lui sotto di noi. Così ci siamo sposati e io sono rimasta a vivere qui. Prima, quando ero piccola, c'erano tanti bambini. Giocavamo tutti insieme qui in cortile. Giocavamo alle piastrelle, a palla, a fare la mamma. Non come adesso che ci sono pochi bambini. La flore, por favor, rapido. Grazie. Oh, ai, al fin llegué. Menos mal que llegué primero que ella. Es una chica que conocí ayer y le dije que soy director de cine y la quiero conquistar. Uy, ahí viene, me parece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo está usted, señorita? Permítame este presente. Ay, muchas gracias. La voy a dejar por acá. Ay, dígame, ¿así que usted quiere ser estrella de cine? Sí, yo quiero ser estrella de cine porque soy muy peliculera. Bueno, entonces le voy a hacer una prueba porque yo, como le dije, soy director de cine, de radio, de televisión, de teatro, de todo, de todo, de todo. Bueno, muy bien, entonces haga la prueba nomás. Quisiera que me cante para ver cómo es su voz, el tono de su voz.